Allora, benvenuti riperiani in un nuovo video di questo canale in cui scendiamo sempre più a fondo nella mia follia. In tantissimi su YouTube hanno fatto la recensione del Claepic, che a me sembra un plugin di merda. Non sembra, ma l'ho provato, e ha un suono, a mio avviso, veramente di merda. Scusate, non ho altre parole se non merda per descrivere il suono di sti riverberi. E allora sono andato a cercare di capire come mai hanno fatto un plugin di riverbero così strano e di delay così strano. Sentite come diventa tridimensionale, tipo. E c'è un bellissimo video sul sito della Waves che si chiama Mixing with Depth, sempre con Chris Lordalgi. E praticamente lui va ad illustrare quali sono i suoi riverberi e quali sono i suoi delay nella sua, diciamo, template tipo. E mi sono fatto due domande. Come mai usa della roba così vecchia e così di merda? Perché comunque usa delle robe veramente di una vecchitudine rispetto a riverberi più moderni che suonano molto meglio, molto più hi-fi, e invece usa ancora questi riverberi a non a convoluzione ma ad algoritmo. Sono riverberi algoritmici, in realtà anche molto semplici nella loro costruzione, soprattutto il suono. E mi sono detto: Francesco, perché non ricreiamo praticamente una sessione in cui possiamo andare un pochino a scimmiottare quello che fa lui per capire come mai lo fa? E da quando ho ricreato questo mio Fra Epic, non Claepic, ce l'ho tipo in tutte le sessioni, lo sto usando ovunque, quindi sta abbastanza funzionando. L'ho usato recentemente su un master e la risposta del mix engineer che ha sentito il mastering è stata fa tipo: che cazzo, come minchia hai fatto? Benvenuto su Riperiani. Ve lo faccio vedere. Questa qua è praticamente la mia sessione e dovrei avere un simpatico notepad in cui mi sono messo dentro un po' di appunti. A parte questo che non c'entra niente, che è il nome di un compositore. Allora, lui ha praticamente come riverberi questi. Ha un Lexicon 480L che usa come vocal plate, ok, per le voci, con un 150 millisecondi di delay, e io sono andato a simularlo con praticamente un time adjuster da 150 millisecondi e poi un vocal plate praticamente preso da questo download gratuito di un Lexicon 480L che ora vi mostro. Ci sono questi sample gratuiti che potete scaricare, in cui è compreso anche il vocal plate che usa Chris Lordalgi. Il download è gratuito, molto molto comodo se non volete investire in un plugin. Come uno dei più belli che ho sentito è l'RC della Native Instrument. C'è l'RC24, l'RC48, l'RC24 in particolare è molto molto bello, mentre sulle cose più cinematografiche preferisco l'RC48. Sul riverbero Sony è un pochino più difficile da andare a simulare, ma ho trovato praticamente degli impulsi di risposta del Sonic, e c'è una bellissima analisi, purtroppo in tedesco, di questa macchina, che è una macchina molto molto low-fi. È veramente un riverbero che suona, cioè costava una tuonata ai tempi, ma suona veramente veramente male, ma male in modo figo, ok? E ci sono appunto dei riverberi scaricabili da questa pagina in fondo. Se usate Google Translator potete tradurre in inglese la pagina e scaricarveli, ve li potete provare, e sono molto 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 particolari. Vi faccio sentire in particolare questo Sony che io sto usando con il preset perché in questa sessione non ho tutti quelli scaricati. Comunque sto usando il preset B04, perché cosa ho fatto? Sono andato a guardare il manuale di questo Sony e sono andato a vedere il, perché lui gli dà un nome, ho visto i numeri, sono andato adesso manuale a che preset corrispondeva a quello di Chris Lordalgi, perché sono pazzo, e sto appunto usando questo qua, il B0.4, molto corto. Una cosa però da fare su questo riverbero è questa: leggendo il manuale specificava che questo riverbero in particolare lavora in realtà dai 70 ai 17.000 Hz, non va oltre, non è hi-fi, ok? È un riverbero quindi costretto in quella fascia. Se andiamo quindi a prendere una qualsiasi roba per farvi sentire Sony, sentite come è pieno di prime riflessioni. È praticamente uno stanzone. Però questo impulso di risposta è un pochino troppo carico sotto, vedete, secondo il manuale operativo. Quindi probabilmente durante la
fase di campionamento, possiamo semplicemente andare a tagliarlo a 70 Hz, tagliarlo a 17.000. Vedete che c'è un grosso drop, però mi serve più ripido. In modo da essere sicuro di avere il lo-fi corretto. Un'altra cosa che si può fare su questo, su questi tipi di riverberi, è quello di applicare una bit reduction, cioè di non lasciarli lavorare a 32 bit float in modo da avere queste code lunghissime, ma accorciare le code del riverbero semplicemente troncando o a 16 bit o a 12 bit. Ve lo faccio sentire senza dither. Andiamo ad esempio a 12. Vedete, cambia molto il suono. E soprattutto si asciugano un po' le code. Questo ci permette di avere la sensazione di un suono molto riverberato, la sensazione che abbia una coda lunga, ma che in realtà viene asciugata, perché sempre dal manuale operativo di questa macchina lavorava tipo 12 bit. Quindi con poi l'anti-aliasing, il dither, il rumore di fondo del banco che nascondeva la cosa, ho trovato che nella Dove è bene metterlo tipo a 16 o al massimo scendere di qualcosina. Però questa è un'operazione che troverete spesso in questo tutorial, cioè quello di andare a degradare l'audio dei riverberi che entrano. Continuando con altri riverberi, lui poi usa il Brickasti. Il Brickasti è uno dei riverberi più usati praticamente nella storia della musica, è ovunque, ovunque nel cinema, è ovunque in qualsiasi album che sentite da quando è uscito ad oggi, è ancora usatissimo ancora oggi. Io sono più per il team System 6000, preferisco i riverberi della TC, però tantissimi professionisti usano Brickasti. Lui in particolare usa la Marble Room o lo Studio A, che vanno sommati praticamente dentro insieme al Sony, cioè quindi usa una coppia di room che si sommano tra di loro. Io nel mio preset non l'ho fatto, almeno ho più libertà. Questi qui li potete trovare su Web Archive, perché erano stati rilasciati gratuitamente questi impulsi, ma dopo un po', non lo so, da Simplicity non ho capito se è chiuso o non è più disponibile, ma sono ancora scaricabili tramite Web Archive, perché quello che metti su internet è su internet per sempre. Quindi potete trovare praticamente i riverberi della Simplicity sull'M7 e trovare quindi le Marble Room e tutti gli altri riverberi dell'M7. Altrimenti segnalo il plugin della Slate. È una delle robe più vicine a un Brickasti che potete prendere per VST. Non mi ricordo più come si chiama, però c'è il riverbero dell'M7 praticamente. Poi cosa c'è? C'è un MT-246 Short Room, che è un praticamente è molto molto strano. Potete trovare una cosa simile, purtroppo è uno di quei riverberi che non sono riuscito a praticamente a trovare, ma ho trovato un 224 gratuito che potete scaricare da questo indirizzo che trovate sempre in descrizione, che suona simile. Ho sentito delle comparazioni, il 246 è ben simulabile con in realtà un riverbero da 2 secondi di un 244. Anche in questo caso però sono macchine comunque vecchie. Buono anche in questo caso l'idea di degradare un po' il segnale, quindi di passabandarlo e di andare a fare una bit reduction per accorciarlo ulteriormente. Proseguendo poi in questa follia, abbiamo K3000, ok, che è praticamente uno anche qui dei riverberi più usati nella storia dei riverberi. Ho già fatto un video sull'H3000 e una delle simulazioni a basso costo che ho trovato, diciamo, più funzionali sono quelli della Signal to Noise. Quel riverbero nello specifico non c'è, io l'ho sostituito con il QRS, che è il riverbero di praticamente di Blade Runner, per intenderci, il riverbero di Vangelis era il QRS Room Simulation, usato, poi stretchato, lui ha fatto cose strane. E qua dentro trovate anche un pacchetto per l'H3000. Il prezzo consigliato è di 20 euro. In realtà puoi fare il prezzo che vuoi, se vuoi portarli via un euro perché sei super povero portatelo via un euro, ma qui il prezzo consigliato è solo 20, quindi. E questi qui sono fantastici. Io sto usando nello specifico il preset Dance Room, che è quello che indicava appunto Chris, e invece sul QRS sto usando praticamente
con un pre-delay, anche qui una Hotel Lobby Render 001 che mi piaceva molto come suonava e aveva un suono simile a quello che faceva sentire nel suo video Chris Lord Alge. Quindi 480L, Sony, Bricasti, 246, Quantec e H3000 che vanno un pochino a sostituire un po' quella che è la rig di Chris Lord Alge. Il Yamaha Rev 1.6 il Yamaha Rev 1 è praticamente introvabile ed è appunto quello che ho sostituito con il QRS. Un altro riverbero introvabile è la MS Reverb Non-Lean, in versione plugin molto molto difficile da trovare. C'è l'RMX 16 per l'UAD, che è simile, molto simile a quello che usa anche lui, però è decisamente fuori da quello che può essere il budget riperiano, e non ho trovato alternative, diciamo, VST a prezzi decenti, purtroppo è un'unità che costa molto, ma nel suo video dice che lui praticamente lo usa solo come effetto speciale per fare dei throw reverb o per metterli sui tom per fare quei grossi fill. Quando c'è un grosso fill di tom, lui accende la MS. Su questo potete trovare uno dei plugin che ho trovato che circa può scimmiottare questo tipo di suono, è il Tal Reverb 4, ed è l'unico che ha quel tipo di qualità, praticamente è gratuito, ha quel tipo di qualità granulare, molto diffusa, modulata, che può darvi questa energia nei fill dei vostri tom. Consigliatissimo, se non ce l'avete scaricatevelo, c'è per Linux, Windows, Mac, tutto quello che volete, insomma, ve lo potete semplicemente cliccare e installare. Il Tal 4 è veramente un fantastico plugin. Forse usavo i loro Tal FX, che non sono niente male, anche questi qua sono carini. Il Tal Tube usavo per dare una scaldata alle cose, e il loro Beat Crusher per fare beat reduction, ma al momento sto usando quello di Reaper. Per quanto riguarda i delay, in realtà non ci sono robe super particolari. Uno è un tape slap, e vi consiglio lo Slappy della Denise, che è molto molto bello. Non so se adesso viene via una ventina di euro, ma in realtà tape slap potete farlo con qualsiasi cosa, ce ne sono migliaia gratuiti. Uno di quelli miei preferiti è tipo l'Analog Delay della Smart Electronics, è un ottimo tape slap, molto 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 piacevole, ma ce ne sono veramente. Delay è molto meno complicato che non con i riverberi. Una sua cosa, diciamo, particolare sono due PCM 42 non allineati. Se volete proprio, diciamo, andare a emulare l'originale, praticamente l'unica vostra scelta è il PSP, purtroppo abbastanza costoso se non sbaglio. Buy now, quanto mi strappano, quanti soldi vuoi? Sono $149, un pochino too much, però in questo caso potete portarvi via anche il 2245. Questo qui è tipo uno dei riverberi più sottovalutati della storia, il 2445, scusate, della PSP, è uno dei più bei riverberi ad algoritmo che abbia mai sentito. Oppure il PSP 42. La cosa particolare di Chris Lord Alge è che ne usa praticamente due. Io lo sto simulando con due H-Delay perché sono molto molto cheap, ed è uno dei delay che più mi piacciono. Praticamente con il tasto lo-fi attivato, con un high pass e un low pass praticamente sui 5k, uno a 450 millisecondi, uno a 426, questo valore ovviamente cambia con il brano, uno pannato left e uno pannato right, quindi questo vi dà quello stereo delay, ve lo faccio sentire che faccio prima, quindi andiamo a fare un left e un right in questo stereo delay, questo tipo di delay. Però vedete che se andiamo a iniziare a sommare tutti questi effetti e magari mandare questo delay dentro il 246, iniziamo a far ruotare l'audio un po' come fa Chris Lord Alge, cioè che se ha dei delay, i delay a volte li manda nei riverberi, manda le tracce in più riverberi, li somma assieme, mandiamolo anche nel Bricast, mandiamolo anche qua. E questo può aiutarmi a dare questa sensazione di tridimensionalità che spesso manca in home studio. Mettiamoci su questo inizio di traccia. Sentite come diventa tridimensionale, tipo. Senza. Molto piatto.
è invece così molto, molto più 3D, molto più aperto. Questo funziona da paura su vocal, chitarre, batterie, usato ovviamente con riserbo, quindi non esagerate troppo. Una cosa che faccio ogni tanto è di passabandare l'intero ritorno di riverberi. Qui l'ho usato in mastering, praticamente faccio sentire senza riverberi. Sentite come questi riverberi vanno a riempire l'immagine stereo e il brano. Ma di questo brano parleremo più avanti, un brano di beneficenza per i bambini e le cose, ne parleremo più avanti. Sì, ora è anche tutto saturo questo master, stavo facendo degli esperimenti multibanda, come potete vedere. C'è un po' di delirio su questo master, però sono queste combinazioni di riverbero che si sommano assieme che mi stanno dando questa sensazione di 3D. Dato che è tutto free o praticamente free, provatelo sulle vostre fonti. Cosa comoda di tutto questo è che una volta che vi siete configurati la vostra sessione, non dovete rifarla da capo ogni volta. Selezionate le tracce e potete salvarvi un template. Project template, gli date o un template con già dentro questi riverberi, oppure più comodo ancora, se fate clic destro sulle tracce che avete selezionato, gli dite save tracks as track template. Lui vi chiede un nome, io questo qua lo chiamerò Chris Lordalgi Reverb. E una volta che mi sono fatto praticamente questo template, in qualsiasi sessione solo posso praticamente andare a inserire una nuova traccia al template, quindi faccio insert track from template e vado a chiedere a caricare il mio Chris Lordalgi Reverb, e lui in un click mi mette dentro tutto quanto. Very very comodo. Niente, questa qui è stata la mia ricerca un po' in questi riverberi, e la cosa da portare a casa è questa: non lasciate andare i riverberi liberi, ok? Cercate sempre di passaltarli, passabassarli, saturarli, oppure usare la bit reduction per cercare di pulire le code che magari sono troppo lunghe. Questo vi permetterà di avere questi brani che suonano molto open, molto spaziosi, ma mai impastati, appunto perché le code vengono tagliate dalla bit reduction e che non vanno mai a impastare zone che non vogliamo, sopra i 15.000 Hz, sotto i 100 Hz, zone in cui non vogliamo veramente il riverbero. Però ci possono mantenere questa illusione di spazio senza grossa difficoltà, diciamo un po' contenendoli, e soprattutto non usatene mai solo uno, perché io spesso magari ne usavo due per simulare riverberi più belli di quelli che avevo, ma quando poi vedo un professionista usarne cinque belli assieme, che si mandano, che si fidano tra di loro, con i delay che entrano nei riverberi, e io poi magari ne avevo di solito in sessione uno, mi sono sentito un po' stronzo. Quindi non sentirti stronzo. Usa più riverberi, cioè non più riverbero, ma tanti riverberi di basso volume. Quella lì ultimamente è la ricetta del mio suono. Ciao, spero che sia stato un trip interessante. Buona giornata.